Buongiorno e bentornate sul mio canale, sono Giorgia Pietrillo e aiuto le persone, soprattutto le donne, ad amarsi di più, a volersi più bene, a prendersi maggiore cura di sé e a scoprirci soprattutto come creatrici della nostra vita. Se ancora non ti sei iscritta al mio canale, iscriviti subito e poi clicca anche nella campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video ti arriverà la notifica. E se ancora non l'hai fatto, scarica subito dal link che ti lascio qui sotto il primo video della mia serie su come essere più te stessa con gli altri senza paura. Allora, sto facendo questo video perché mi hanno scritto sul mio gruppo privato, Brilla come una dea, dice Giorgia, come posso attrarre a me l'uomo della mia vita? Allora, innanzitutto io sto studiando molto e sto applicando su di me i principi della femminilità, della femminilità. È un concetto che oggi, diciamo, è stato un po' perso, no? Perché noi donne tendiamo molto ad essere come gli uomini, nel senso lavoro, 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 obiettivi, fare, fare, fare. E inseguire, fare azioni, essere ossessionate, essere attaccate al risultato. Dimmi se ti risuona questa cosa vagamente. Anche io ero così e perciò a un certo punto non so che cosa è successo dentro di me, quello che è successo fondamentalmente è che ho iniziato a stare male, cioè io ho detto ma è possibile che devo vivere una vita sempre lottando, sempre con questo senso di ansia, di raggiungere i risultati, essere ossessionata, però poi stavo proprio male fisicamente, a parte proprio ti escono le rughe, lo sguardo si incupisce, non sorridi più alla vita, non sei più serena e quindi sei sempre nervosa. Ecco, questa era proprio il mio ritratto. Quindi a un certo punto, poi con vari percorsi anche spirituali che ho fatto, ho capito che quella non era proprio per niente la strada da seguire se volevo, diciamo, raggiungere i miei risultati e se anche volevo avere una vita più serena. Questi principi che ho scoperto si applicano perfettamente anche alle relazioni, anzi soprattutto alle relazioni amorose. E quello, il messaggio che voglio fondamentalmente lasciarti oggi è questo: se tu vuoi attirare a te una persona, quello che noi sbagliamo a fare è che diciamo ci comportiamo anche nelle relazioni come gli uomini, cioè come se dovessimo raggiungere degli obiettivi, come se stessimo al lavoro praticamente, no? In cui tu c'hai questo obiettivo, una scadenza e quindi la devi portare a termine entro una data precisa. Ma in amore non funziona così, in realtà nemmeno nel lavoro. In amore soprattutto però non funziona così, e te lo dico per esperienza. Perché quanto tu più investi i tuoi sforzi, le tue energie per cercare di accaparrarti quell'uomo, quanto più l'uomo scapperà via e non verrà da te. Questo perché? Perché esiste comunque nell'universo, esiste una polarità maschile e una femminile, e quando noi, quando appunto tu fai queste cose, cioè nel senso ti comporti con un'energia molto maschile e vai a inseguire l'uomo, praticamente ovviamente come quando ci hanno insegnato al liceo, no, che gli opposti, i simili si respingono mentre gli opposti si attraggono. Quindi se l'uomo, che comunque è una concentrazione di energia maschile, si incontra con te che sta incarnando in quel momento altra energia maschile, perché lo stai pressando, lo stai, magari gli mandi centinaia di messaggi, lo tempesti di chiamate, su Facebook lo tartassi, cioè adesso sto esagerando, però veramente ho visto ragazze e donne comportarsi in questo modo e allontanare poi l'uomo. L'uomo che fa? Se ne scappa, perché vede un'altra energia simile alla sua, dice oddio, ma questa, cioè questa energia è simile alla mia, e quindi scappa, perché vede, è come se vedesse inconsciamente un'altra energia maschile, ok? Invece il segreto che ti voglio dare oggi è che l'uomo è attrattissimo
e in inglese si dice strive for energy, feminine energy, cioè lui proprio brama, gli uomini bramano la nostra energia femminile, cioè il nostro essere dentro il nostro corpo più che nella nostra mente, il nostro essere anche misteriose, il nostro ecco, non essere attaccate al risultato. Ovviamente queste sono cose che se tu senti di non avere ora è perfettamente normale, perché la società ci ha portato a comportarci come gli uomini, quindi a perdere, diciamo, la nostra, il contatto con il nostro corpo, e a stare sempre nella mente e a pensare di fare, di agire, di raggiungere tutti i risultati con tutto lo sforzo possibile. Ma in amore non è così. In amore tu quanto più ti, diciamo, stai dentro te stessa, dentro il tuo corpo, dentro la tua sensualità, c'è una frase bellissima che dice: l'energia femminile è tutto ciò che va dal collo in giù. Poi ti spiegherò meglio in un altro video che cosa intendo. Per oggi il mio messaggio te l'ho dato: se vuoi attrarre a te l'uomo dei tuoi desideri, non inseguirlo, ma fa sì che sia lui ad inseguirti, e questo lo farà quando tu appunto incarnerai, diciamo, ti riapproprierai della tua energia femminile, riconnettendoti col tuo corpo, con la tua femminilità, col tuo lato sensuale, e quando tu soprattutto amerai prima te stessa. Poi queste altre cose, insomma, le approfondiremo anche in altri video. Spero che questo video ti sia stato utile. Scarica qui sotto, te lo lascio nell'info box, il primo video della mia serie su come essere te stessa e come far esplodere la dea che è in te, senza paura con gli altri. Ti do un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!